Dico, come si dice posto di sblocco in greco? Meros in exefigume. Che vuol dire? Posto di sblocco. Che è cambiato da 6 mesi fa? Un po' di più pulito c'è, hanno tolto tutte quelle carcasse di biciclette, riguardo i canneti, i nascondigli non ci sono più. La città adesso è bella, che ci olia di morto a fare l'impalcatura ogni ora che non c'è verso nasconderci. E forse dipende anche da queste cose. Insomma, non troppo bene, diciamo, per chi c'è un'attività di ristorazione ora. Non è proprio il massimo. Io me lo sono sempre immaginato come se tu stessi costruendo un castello con il Lego, 10 anni di bar. Sono arrivato a mettere l'ultimo mattoncino del castello e è scoppiato tutto, è passato qualcuno e ha buttato giù tutto. Quindi ora sono quanto? 14 mesi che siamo a rimettere un mattoncino e qualcuno te lo ributta giù. Non mi sono mai rassegnato in vita mia. Però quando ti trovi in questa situazione dove non hai sbagliato, non hai fatto un errore e la tua attività, il tuo lavoro è andato a monte, ho un'attività che non vendo, non chiudo perché ho rispetto del lavoro che abbiamo fatto, non tiro giù la serranda, ma mi fa passare le giornate a girarmi i pollici e non mi fa portare nemmeno il pane a casa. Tutti chiudono, tu stai aprendo. Infatti dicono che ho coraggio, sì. Sono, sì, a cui è convenuto. Hanno trovato un posto all'Esselunga e hanno cambiato vita da così a così. Quant'è che fai il ristoratore? Io? Sì, io sono qua a 20 anni a Prato. Sì, anche in Grecia facevi il ristoratore. No, 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 no. Io ho finito una scuola di cinema, direttore di fotografia, volevo diventare Vittorio Storaro, diciamo. E poi ho fatto una scuola drammatica. Soltanto magari questo mestiere che faccio, visto che faccio cameriere, ogni tanto dico, bah, guardo un po', questo mi va bene come spettatore, faccio un piccolo monologo. Poi mi diverto, l'importante se ragazzi secondo me è divertirsi, perché se ti diverti soddisfi lo spirito, la coscienza. Per me è un tipo stand-up comedy, diciamo, quello che mi viene in quel momento. Se lo vedo che mi va bene, che c'è una, che so, una zanzara che fa così, magari l'ammazzo, capito? E c'è un modo per sfogarla? Cioè, c'hai No, in questo qualcosa momento che ti no. permette di Io ho farlo? giocato una vita a rugby, era uno sfogo bellissimo, ma ci hanno levato anche quello, quindi il rugby, ecco, è una cosa che ti entra dentro. E quando ti entra dentro ti spacchi tutto, perché tre commozioni cerebrali, le caviglie rotte, spalle andate, però te continui, continui. Io al bar ho lavorato il giorno dopo essermi operato al setto nasale, perché comunque quando c'hai partita IVA, però continui, torni in campo finché puoi. E poi c'è il terzo tempo. Ragazzi, terzo tempo è terzo tempo. Terzo tempo tecnicamente è quando si mangia. Le due squadre finiscono la partita, si fanno la doccia, si trovano in clubhouse e mangiano insieme. Questione È del una terzo regola tempo. non scritta, non c'è scritto Ok. da nessuna parte, ma da sempre si fa. Perché E non esiste, uno se ne va senza farlo. no, non esiste. Sei un po' un maleducato, diciamo. È un modo di onorare comunque la partita, di stare insieme. Ecco, potrebbe essere l'emblema di quello che manca adesso. Manca il terzo tempo. Perché si gioca, quindi si lavora, ci si dà da fare, si cerca di galleggiare, però manca poi il terzo tempo. Adesso è il momento di cominciare a fare un po' di terzi tempi. E com'è stata l'integrazione? Sembra una mischierata. Mi sono sempre trovato veramente bene. L'immigrato è diviso, poi tutto cristiano è diviso sempre, si pensa un po' di greco, un po' di italiano. C'è un paese vai, meglio che impari anche com'è la cultura, come un cavallo. Imparo sempre. Quali sono le cose che vorresti imparare adesso? Che dicevi che c'hai questa Conoscere le voglia? persone, più che altro. Conoscere? Le persone. C'è l'affetto anche dentro e c'è tante cose, tutto insieme. È tutto un globo, perché io non guardo né colore, né verde, né giallo, né niente. La mia prima figliola è stata Domingo, la seconda è filippino, asiatica, africano e europea. Un bel miscuglio, ti piace fare i grandi Cioè, miscugli. mi sento tendenzialmente positiva. Con l'età
lo diventi per forza, se no ti ammazzi. Io al locale metto sempre jazz, metto una musica che tanti non la capiscono. Se voglio scegliere un po' di gente, capito? Sono, siamo persone che dicono: ma che cosa va a mettere? Che musica mette lui? E non vengono, per me mi va bene. Oh, e poi io sono una bracciona, una tocchicciona, adesso è un casino per me, soffro tantissimo. Infatti bacio tutti da lontano. Però insomma, ti dai agli altri? Do e tengo indietro, come faceva Ruby, i film di Ruby Will. No, però no, quelle che rubava i ricchi. Ah, Robin Hood. Robin Hood. No, io non rubo, è carta di Dio. Buonasera. Buonasera. Mi sono dei fiatoni. Era a correre? Eh sì. In camicia? Sì. Come mai? Mi capita così a me. Sempre elegante. Sì. Mi capita di sognare di volare. Salto, comincio a muovere le braccia e volo. Spettacolare. Qualche volta ho sognato magari per il locale che c'è un ordine, che mi hanno ordinato la cosa, che non arriva dalla cucina, non esce, io devo portare, capito? Ma io ho preso una bicicletta, che non c'è da niente, poi magari ho preso l'aereo, la nave, allora io avevo una pizza, capito? E poi allora mi sono tuffato nel mare, capito? Ho cercato di arrivare a tavola, capito? Terribile. Sì, terribile, sì. Un incubo. Ma sei ansioso te? Mi vedi ansioso? Eh? Io poi il miglior lavoro del mondo, il disoccupato. E che vorresti fare? Non lo so. Siete colleghi o state insieme? Entrambi. Sei innamorato per un po' di tempo, sei contento. Per un po' di tempo, eh? Credo che attualmente l'obiettivo sia quello di andare, per me, di andare a convivere. Sì. Sto lavorando io su questo aspetto. Anch'io. Te ci stai lavorando? Sì, ci sto lavorando. Beh, bravo. Ma barmati mi è molto grande forma pinnerra. Parna che ne ormati un rumbo. Ho la sensibilità chimica multipla, l'elettrosensibilità e la encefalomielite mialgica, e oggi è chiamata sindrome d'affaticamento cronico. Ho anche della certificazione medica, porto sempre con me. C'è un articolo intitolato Le morti ignorate. E c'è una lista di nomi o sigle. Io ho capito leggendo questo articolo, io so, un domani andrò su quella lista. Non bisogna aver paura di rimanere soli, non bisogna aver paura di ammalarsi, non bisogna aver paura del Covid, non bisogna aver paura di mettere soldi, non bisogna aver paura. Se hai paura è la fine, non è vivere, no? Queste sono malattie, vengono fuori da sperimentazione fatte sull'essere umano, anche se non è, non so se è scritto su qualche libro. Tutto è partito da un lavoro a un dente. Cioè, te fai da cavia, è il medico di famiglia, hai naturopati, ti aggravi ancora di più. Entrando in un gruppo online ho scoperto che altri come me devono mettere lo scotch alla porta, che per mio padre è una follia. Lui mi dice: questa è tutta una cosa psicosomatica, no? Fino a che non ha visto il certificato, no? Sei un fanullone, non c'ha voglia, sei depresso. Cioè, qua, e ora col vaccino per il Covid? Io non lo posso fare. Sono stato il primo a Prato a mettersi la mascherina. E come te la godi la vita? Facendo le mie camminate senza mascherina. Si sta tanto bene. Io l'ho preso il Covid. L'ha preso? Ah, ed è un affare di molto serio. Il Covid per me è un virus normale. Non si scherza. No. Informato, mi sono anche informato su internet. Non va bene. Ma tanto ti bloccano su internet, su Facebook. Strano, non voglio essere rotto le scatole e non le rompa nessuno. Scherziamo da te. Hai toccato un po' il fondo? Sì, Siamo un po' persi, diciamo, questa sessione siamo persi. Dobbiamo essere anche ottimisti comunque, sì, eh? Sì. Siamo ottimisti. Se no che tu fai? Soltanto chi va giù e si rialza impara qualcosa. La pace, la solitudine, la contemplazione, l'interiorità, non è mica l'esterno che ci fa vivere, o no? Per essere ottimisti, te che messaggio vorresti lasciare? Sì, in questo momento non lo so. Appunto, perché tu ragioni, però. O come si fa? Con chi si combatte? Boh. Ora quel Covid. Credo tutti abbiamo problemi di memoria, non lo so. Voi? No? Perché se... No? No. Voi no, eh?